Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Chi sono io? Sono Roberto Borrelli di Lotto Italia Software. Oggi in versione sultano arabo perché vi presento un mio nuovo programma, una cosa che presento solo oggi nella nuova edizione 2020-21. È un programma con il quale voglio diventare ricco, fare le valigie e partire per quel di Dubai. Quindi fate molta, molta attenzione perché questo programma è fantastico. È solo nel primo mese. Anzi, così faccio, solo il primo mese avrà un costo limitato, poi questo lo alziamo assolutamente. Prestate attenzione perché ci sono anche dei pronostici. Sigla! Ciao a tutti, eccoci qua. Mettiamo da parte per adesso le valigie per Dubai e concentriamoci su questo mio nuovo lavoro. Cerchiamo di seguire normalmente le cose che ci piacciono, le cose che ci interessano, ovviamente con un'attenzione che non possiamo fare a meno di avere su quello che succede, insomma, però cerchiamo di andare avanti con la massima attenzione, ovviamente. Guardiamo oggi il mio nuovo programma Metodo dei numeri zerati. Tanti di voi conoscono questo programma da un po' di tempo perché c'era una versione precedente che però per la quale non ho mai fatto un video in ogni caso. Adesso la versione è stata rinnovata nell'algoritmo e nelle funzioni, come vedrete. Vi prego di fare attenzione perché ci sono anche pronti dei pronostici per tutti. Vi farò vedere come funziona questo programma e come si utilizza. Intanto molti di voi mi dicono: "Ma i tuoi programmi sono tutti simili a vedersi nella pagina di accesso?". Certo, perché la pagina iniziale è una pagina tecnica da dove si fa l'aggiornamento delle estrazioni, sempre gratuito, e ci impiega 3 secondi ad aggiornarsi il programma. E poi, dalla videata iniziale sempre si può fare anche l'aggiornamento manuale se ci fosse bisogno, se tante volte uno non ha accesso a internet. E dalla videata iniziale c'è sempre il bottone per accedere alla videata di ricerca, che ovviamente cambia da programma a programma, perché ovviamente l'algoritmo è diverso, il modo di funzionare è diverso, è tutto diverso. Questo è un programma diverso, sempre per Windows però, e funziona su tutti i computer con Windows, qualsiasi versione, anche un computer di 20 anni fa con Windows XP va bene. Vi faccio vedere subito come funziona. Massima attenzione e pronti. Bene, questa è la videata iniziale del programma Metodo dei numeri zerati per Windows. Si accede alla videata di ricerca tramite questo bottone blu e il programma ci permette di scoprire dove stanno per sortire dei numeri giocati zerati specifici. In particolare, normalmente noi giochiamo con 90 numeri al gioco dell'otto, mentre in questo caso seguiremo solo 3 numeri, che sono i 3 numeri zerati che più frequentemente escono sulle ruote, sulle diverse ruote. Andiamo a vedere un caso pratico. Intanto sulla ruota di Bari, vedete, qui dice condizioni non trovate, quindi il gioco non è valido. Ci spostiamo su un'altra ruota tramite questo bottone qui sopra. Notate che siamo all'ultima estrazione in archivio, siamo all'ultima estrazione, quella del 5 marzo, e quindi qui a destra non ho alcun numero indicato, perché poi vi spiegherò a cosa serve questa videata di destra. Comunque ci spostiamo a Cagliari. A Cagliari il programma mi segnala che ci sono 3 numeri, cioè 40, 80 e 90. Attenzione, saranno sempre questi i numeri, sempre questi i numeri principali, ma il programma mi segnala dove stanno per sortire e mi dice anche di questi 3 numeri quale è il più probabile. Però ecco, bisogna seguire, se si vogliono seguire le ambate, dobbiamo seguirle tutte e tre, ma siamo facilitati anche perché possiamo scoprire quali sono le posizioni dove potrebbero sortire e lo vedremo tramite questi bottoni sotto. Vedete la posizione del 40? Conoscete già questo tipo di videata, eh? Per esempio, qui mi viene detto che il 40 potrebbe sortire in seconda posizione, dove tarda da 370 turni. Quindi, se volete seguire il 40, seguitelo sulla seconda posizione e sulla terza. Un paio di posizioni per ruota bisogna giocarle. Poi c'è il fatto che potrebbe sortire l'80, quindi clicchiamo l'80, ecco l'80, prima e seconda posizione, molto netta la prima posizione con 500 turni. Questo è proprio un pronostico reale, perché i dati sono questi. Su Cagliari, parlo di Cagliari, non si gioca su tutte. E poi guardiamo anche la posizione del 90, il 90 lo stesso è in primissima posizione,
È molto, molto netta la prima posizione. 175 turni di ritardo. Non tanta come, non così netta come per il numero 80, dove ha 500 turni di ritardo al momento attuale. Ma comunque è interessante vedere le posizioni nel rapporto con gli altri numeri. Questo è più importante. In ogni caso, a occhio, perché questa è una valutazione che facciamo veramente a occhio osservando questo grafico del ritardo posizionale, osserviamo dove potrebbe uscire principalmente il numero. E qui abbiamo visto sia la situazione del 40 che dell'80 che del 90. Questo è il 90. Oltre a questa visualizzazione, possiamo andare a vedere, vedete qui questo bottone, controlla andamento delle sortite nelle ultime 150 estrazioni per la ruota scelta. Quindi, cliccando qui, mi viene detto che a partire da 150 estrazioni prima rispetto a quella attuale, mi fa vedere quali sono stati i risultati rispetto alle condizioni trovate. Vedete qui erano state trovate le condizioni, quando sono state trovate le condizioni all'estrazione 3931 ha dato lambata alla 3939. Guardiamo ancora avanti, per esempio questo ha dato le condizioni valide alla 3937 e ha dato risultato alla 3939 e poi al 3946 e così via. Vi segnala sia gli ambi, sia le ambate, scusate, sia gli ambi e con quale capogioco. Per esempio, il pronostico all'estrazione 3948 ha dato l'ambata alla 3957, ma anche l'ambo col capogioco 80 alla 3957. E così via fino al momento attuale. E alla fine vi indica anche il... vi fa un riepilogo, quindi i casi con condizioni valide trovate sono 37, casi con almeno un'ambata centrata sono 33, casi con almeno un ambo centrato, adesso vi farò vedere quali sono gli ambi, sono 15 casi con almeno un ambo. In totale i casi di successo sono l'89,2% e sono anche sintetizzati qui sopra, per ogni ruota. Ok, abbiamo detto che le ambate sono queste, 40, 80 e 90, e potete andare a controllare dove è meglio seguirle attraverso cliccando questi bottoni sotto. Posizione del 40, eccola, posizione dell'80 e posizione del 90. Quindi questo è molto bello, perché insomma la vincita in posizione secca e in posizione determinata è importante. Gli ambi quali sono? Gli ambi sono formati dagli altri, quindi dal resto dei numeri zerati, cioè il 10, il 20, il 30, il 60, il 70, cioè i numeri che non sono compresi, che non sono tra 40, 80 e 90, e sono indicati qui sotto, vedete, 90, 70, 80, 70, 40, 70 e così via. Se volete ridurre il gioco, quindi giocare meno ambi, potete... intanto potete fare delle terzine se volete, no? con i numeri che restano, ma volendo potete anche giocare solo gli ambi con il numero principale, cioè con l'ambata principale, va bene? Quindi per esempio qui si potrebbe giocare solamente 40-70, 40-60, 40-50, 40-30, 40-20, 40-10 e poi ovviamente 40-80-90 per ambo e terno. Qualcosa sul terno ce lo metterei, perché adesso vi faccio vedere cosa può succedere. Intanto andiamo a vedere anche se qualche altra ruota dà un pronostico valido. Firenze non la dà, Genova no, Milano no. Guardate Napoli, che adesso non dà un pronostico, ma osservate cosa ha fatto nelle ultime 150 estrazioni. 100% dei risultati, cioè 100% vincente nelle ultime 150 estrazioni. Quindi Napoli è eccezionale. E non ce ne sono altri, quindi in questo caso solo Cagliari era giocabile, ok? Si fa in questo modo. Poi, quando si aggiorna il programma e ci sono altre condizioni, succede che un'altra ruota potrebbe essere indicata come quella papabile per vedere uscire i numeri 40, 80 o 90. È molto interessante, molto efficace questo gioco. Tanti di voi cercano il 90, ci hanno tanti metodi per il 90, questo programma ci prende parecchio. Andiamo a vedere per esempio, allora possiamo, qui stiamo facendo delle prove all'ultima estrazione,
ci spostiamo indietro, vedete qui questa 4070 è l'ultima in archivio, andiamo indietro alla 4065 per avere un po' di spazio davanti per fare le prove, no? Allora abbiamo Cagliari che ci dà 40. Avevo trovato una cosa interessante da farvi vedere, però se non sbaglio a Firenze, no, non è vero, non è Firenze. Allora guardiamo Cagliari un attimo. Ok, Cagliari 40 al primo colpo qui a destra. Adesso qui ci sono i numeri, perché andando indietro nelle estrazioni, qui sulla destra mi fa vedere cosa è successo al primo turno di gioco, secondo turno, terzo turno, andando avanti con questo bottone. Chiaramente se sono all'ultima estrazione, qui a destra non mi può far vedere niente, perché a leggere nel futuro ancora non ci siamo arrivati, quasi, ma ci manca così per leggere nel futuro, però insomma per una parte leggiamo nel futuro. Clicchiamo questo bottone sotto, facciamo avanti, secondo colpo, terzo colpo, quarto colpo, quinto colpo. Quinto colpo a Cagliari c'ho questa situazione che non è sortito il 40, però ho segnato lo stesso in rosso perché è uscito l'80 con il 10 e il 70, quindi sono usciti due ambi, 80 e 10, che lo vediamo qui sotto, e 80 e 70 che ce l'abbiamo qui. Ok, quindi avendo giocato due ambi sono usciti due ambi, anzi avendo giocato gli ambi ne sono usciti due, insomma. Adesso ci siamo spostati sulla ruota di Firenze, andiamo indietro di qualche estrazione, ecco qua abbiamo un 40 e poi 80 e 90 e soprattutto vedete qui l'80, cioè io ho cliccato su questo bottone, posizione dell'80. Guardate un po' dove è uscito l'80, in terza posizione. Se ci pensate un attimo, qui avrei giocato il 40 in quinta posizione, l'80 in terza e il 90 in quinta e anche lui in terza. Comunque al primo colpo è uscito l'80, vediamo se è uscito qualcos'altro dopo, a Firenze. Ok, no, siamo arrivati alla settima estrazione, non è uscito nient'altro a Firenze. Adesso andiamo indietro alla... allora ci spostiamo a Bari e andiamo alla 4048, dove ho visto una cosa particolare. Guardate, era pronosticato 40, 80, 90, ovviamente, come sempre, sempre, questi non cambiano mai. Quello che cambia è il fatto che vi dice su quale ruote giocare. Mi dice che va bene Bari. Andiamo a vedere che cosa è successo. Allora, primo colpo il 30, niente, perché il 30 non è fra i numeri che seguiamo principalmente. Andiamo avanti, terzo colpo, quarto colpo, quinto colpo, guardate qua, 40, 90, 80. Io capisco che qualcuno di voi dirà: ah, ecco perché hai scelto 40, 80 e 90, perché qui è capitato questo terno, mi fai vedere proprio che è uscito il terno. E invece no, perché chi mi conosce, chi conosce anche questo programma da tempo, sa che questo pronostico identico lo dava anche la versione vecchia, cioè quella fatta nel 2015. E quindi non è una cosa fatta apposta per farvelo vedere. Però adesso capita proprio così, 40, 90, 80, il terno, ok? Il terno secco. Apposta vi dico, questi tre numeri, un minimo anche metteteci per terno, perché qualche volta capita. A Bari il programma ha dato 90,6% di risultati validi nelle ultime 150 estrazioni e le vedete qua sotto. Per quanto riguarda le posizioni, andiamo a vedere un attimo quali posizioni mi dava. Allora 40 mi dava la quinta e in seconda battuta quella centrale, quindi niente. L'80 me lo dava in terza e quarta. Eccolo qua, ok, è uscito in quarta e il 90 me lo dava proprio in terza, guardate un po', bello, eh? Questo neanche l'avevo visto io prima, cioè ve lo sto facendo vedere adesso, lo vedo anch'io per la prima volta. E poi, questo era Bari, andiamo a vedere quali altre ruote davano, siamo alla stazione 4048, abbiamo visto il terno secco di Bari. Andiamo a vedere, allora, Firenze anche mi dà
che il pronostico è valido 40, 80 e 90. Qui a destra ho i risultati al primo colpo, non c'è niente, c'è solo un 70 che non fa testo. Andiamo avanti di una, eccolo qua, guardate un po', il 40 al secondo colpo, in seconda posizione. Allora, adesso andiamo qui sotto, clicchiamo il bottone per la posizione per vedere dove era pronosticato il 40. Dove era pronosticato? È un po' vago perché sono tre posizioni, però quella più alta di tutte sta proprio in seconda posizione, 247 turni di ritardo, ok? Questo è molto valido, quindi il 40 andava giocato, chiaro, come ambata, qualcosa ci si mette, ma poi almeno in questa posizione, almeno in un paio, dai, nella seconda e nella terza, proprio come posizione precisa. Qui sotto ci sono tutti i risultati delle ultime 150 estrazioni. A Firenze i risultati sono stati del 75%. Ok, andiamo a vedere, siamo sempre alla 4048, sempre su quella estrazione lì di calcolo. Andiamo a vedere Milano. Vi ricordo che io sto facendo le prove a una estrazione passata. Voi, per avere un pronostico nuovo, come quello che vi ho dato all'inizio, e alla fine, dopo ve ne do un altro, dovete andare all'ultima estrazione, ok? Oppure potete prenderne una leggermente indietro, come dopo vi faccio vedere. Andiamo a Milano. Anche a Milano è pronosticato il mio bel 40 con gli altri numeri e gli ambi che si vengono a formare. Andiamo a vedere che cosa succede. Clicco con il tasto destro qui. Questo è il primo colpo, non è successo un cavolo. Secondo colpo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo. Bello, a Milano in seconda posizione il 40 col 50, quindi 40 e 50 ci abbiamo l'ambo. Se avessimo giocato solo gli ambi con il 40, quindi 40-50, l'avremmo preso qui. Ma io sinceramente, ragazzi, non seguo gli ambi, seguo le posizioni. Ok, vediamo dove, che posizione mi dava. Allora, mi dava la quarta e la seconda. Sempre un paio prendetene, infatti è uscito in seconda. La posizione, cioè il numero in posizione, paga 55 volte la posta, cioè sono soldi, paga tanto. Con 2 euro paga 110 euro. Bene, andiamo a vedere qualche altra situazione in precedenza. Allora, ogni tanto mi impappino, ragazzi, mi scuserete, sono più bravo come programmatore che come parlatore. Va bene, andiamo a vedere Napoli e andiamo alla stazione 4000 e... ce ne sono tante qui, va bene, 4034 perché mi era capitato di vederlo. Vedete che a Napoli vi ricordo che ha dato il 100% dei risultati, sta dando ancora adesso il 100% dei risultati. Ragazzi, queste sono cose che non so se vi rendete conto, cioè io lavoro 20 ore al giorno, faccio le notti non per guardare i siti porno, qualcuno ha pensato a fare le notti perché no, faccio le notti per studiare i numeri e questo vale tantissimo, questo programma, ok? Questo è un altro di quei programmi che se mi offrono tanti soldi non lo vendo. Bene, facciamo qualche altra prova all'indietro, andiamo velocemente indietro, non so, a 4020, a Bari abbiamo l'80, quindi andiamo a vedere cosa è successo con l'80, secondo colpo niente, terzo, quarto, c'è un 20 che non ci dice niente. Ok, siamo arrivati al limite proprio, ai 9 colpi, però guardate un po', 40 e 80, l'ambo, e il 50, quindi avremmo preso l'ambo qui in terzina, 40 e 80, e poi 80 e 50, cioè proprio l'ambo giocato con il numero principale, quindi 80 e 50, ce l'ho qui, eccolo qua. Guardiamo le posizioni. Posizione dell'80, quinta, perfetto. Ragazzi, non sempre succede questo, però 7 volte su 10 sì. In quinta posizione. Guardiamo il 40. Il 40 l'avrei giocato in prima e in quinta, invece vedete, ecco, non sempre esce. Il 40 ce l'ho, mi è uscito in quarta. Poi magari andando avanti succede che esce anche nella posizione che ci interessa, però ovviamente siamo troppo lontani poi come estrazioni, va bene?
E qui mi sono spostato ancora indietro alla 3959, dove a Bari c'è il numero 80 come ambata principale, però anche 40 e 90, ovviamente come sempre con questo programma. Bari ha dato sempre nelle ultime 150 estrazioni, rispetto all'estrazione di calcolo sempre, che è questa, ha dato il 90,6% di risultati validi. Ok, qui abbiamo il 40 uscito al secondo colpo. Andiamo a vedere il 40 se era valido da giocare in posizione. Sì, il 40 era valido da giocare in posizione, l'avrei giocato proprio lì, sulla seconda e al limite sulla quarta l'avrei giocato, però la seconda era nettamente più alta. Bene, ne abbiamo viste tante, adesso andiamo all'ultima, dove abbiamo avuto il pronostico che vi ho detto per Cagliari, questo 40. E siccome non ci sono altre ruote che danno le condizioni valide, che facciamo? Andiamo indietro, facciamo di un paio, dai, così siamo alla 4068. Scorriamo, ecco che abbiamo l'80 a Cagliari. Quindi a Cagliari abbiamo, no, abbiamo già un pronostico a Cagliari, lasciamo stare, ce l'abbiamo già, no? Facciamo, vediamo un'altra. Ok, Genova abbiamo l'80 come numero principale. Andiamo a vedere se ha dato già risultati. No, non l'ha dati al secondo turno, primo e secondo turno di gioco. Quindi questi sono. Questo è un pronostico interessante. L'80 a Genova, vediamo in quale posizione. Ok, l'80 in seconda e quinta. Vediamo il 40 dove potrebbe sortire. È netto il 40 in prima e in seconda. E poi vediamo il 90 in prima e in quarta. Ok? E poi ci sono questi ambi se li volete giocare, quelli con l'80, 80-70, 80-60, 80-50. 50, 80 e 30, 80 e 20, 80 e 10, ma vi ripeto, io gli ambiti li lascio stare da parte. Bene, chi vuole questo programma lo può avere oggi stesso perché il programma è uscito, è pronto ed è disponibile, ha un costo abbastanza limitato per un mesetto e poi questo lievita decisamente. Ci sentiamo presto, grazie per l'attenzione e sotto trovate il link per ordinare il programma. Potete raggiungermi agli indirizzi che sapete anche su WhatsApp al numero 347 2246 946. Ciao ciao, grazie.